Questo video doveva iniziare così. Bentornati con questo nuovo video. Oggi un nuovo tutorial, vedremo come costruire un power bank con pochi euro e soprattutto affidabile per quanto riguarda la capacità. Ho acquistato due nuovi faretti, questi che vedete alle mie spalle, ma mi sono accorto di aver bisogno di un secondo power bank e così è nato questo progetto. Infatti questi faretti possono essere spostati sulla scena più comodamente collegandoli ad un power bank. Purtroppo queste schede non si sono dimostrate affidabili come speravo e tutto questo per dirvi: non prendete troppo sul serio questo tutorial, in quanto se dovete costruire un power bank affidabile, meglio affidarsi a queste soluzioni commerciali in cui vengono venduti gli involucri con l'elettronica. Eccolo qua. E quindi con pochi euro riuscite a costruirvi un power bank e metterci su le batterie che ritenete più affidabili. Comunque il video l'avevo già finito di montare e quindi può essere utile a qualcuno vedere come ho costruito l'involucro e come funzionano queste schede elettroniche. Quindi vi lascio alla costruzione del mio power bank e ci vediamo a fine del video. Oltre che delle batterie 18650, avremo bisogno di una scheda elettronica che si occuperà di ricaricare le batterie e di fornire un'uscita per ricaricare i nostri dispositivi mobili. Ho acquistato queste schede un po' di tempo fa e fanno proprio al caso nostro. Ne esistono di vari tipi, infatti questa a destra ha il display per indicare la carica, invece quella a sinistra ha dei semplici LED che ci indicano la carica da 0 al 100%. Useremo quest'ultima. Queste sono l'evoluzione delle schede power bank di qualche anno fa, le quali possono ricaricare le batterie tramite micro USB e forniscono due uscite, una a 1A e una a 2A. Questa scheda invece, oltre a poter ricaricare le batterie con la presa micro USB, presenta una USB-C e una Lightning. Hanno una doppia uscita a 4,5A e supporta la ricarica veloce, compatibile fino allo standard Quick Charge 4, se utilizziamo la USB-C. La scheda fornisce protezione da sovratensioni, sovracorrenti, cortocircuito, sovraccarica, sovrascarica e tramite questo sensore protezione contro le alte temperature. Si possono gestire pacchi batteria fino a 20.000 mAh e le batterie devono essere collegate tutte in parallelo. Naturalmente avremo bisogno di un contenitore ed ho pensato di costruirlo tramite del plexiglass. Iniziamo a costruirlo. Userò la mia sega da banco autocostruita. Dopo aver tagliato tutti i pezzi, incollo i primi con della colla ciano acrilica. Adesso preparo la mascherina frontale e sagomerò i pezzi con il Dremel. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Adesso provo la mascherina. Direi che è perfetta. Adesso invece andremo a saldare le due batterie. È bene usare sempre questi dischi isolanti in modo da non far toccare le lamelle alla scocca esterna. E userò la mia saldatrice a punti per saldare in parallelo le due batterie.
They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I... Saldando in parallelo le batterie avremo 4 volte in uscita, come si può vedere dal tester, e con una capacità che sarà la somma delle due batterie. In questo caso sono 3000 mAh. Stanno per arrivarmi altre 4 batterie da 3000 mAh e così questo power bank avrà una capacità totale di 12000 mAh. E siamo pronti per il primo test con il cellulare. Funziona. Anche col faretto funziona e quindi proseguiamo con la costruzione del nostro power bank. Metto del biadesivo per bloccare le batterie sul contenitore. Isolo il polo negativo per sicurezza e andiamo a montare l'ultimo laterale. Facendo alcuni test ho deciso di cambiare la scheda di ricarica utilizzando quindi quella con il display. Quindi passo ad avvitare quest'ultima scheda sulla scocca con due viti. E ho deciso anche di aggiungere un pulsante esterno in quanto quello della scheda rimaneva scomodo da premere. Risaldiamo il tutto. Testiamo il pulsante e funziona. Mettiamo delle guaine termorestringenti. E adesso serve un'idea per fissare il coperchio trasparente. Eccola qua, ho fissato due pezzi plexiglass ai due angoli su cui andrò ad avvitare due viti. Ed eccoci per le conclusioni del video. Allora, mi sento di sconsigliare questo tipo di schede, questo particolare modello, in quanto la prima scheda, quella che abbiamo visto con il display, ha smesso di funzionare al secondo utilizzo. Quindi ho dovuto rimontare sul power bank la prima scheda, quella con i LED, e sembra funzionare, anche se l'indicazione di carica con i LED non è precisissima. Quindi per questo motivo vi sconsiglio questo modello, anche se ne esistono di altri modelli. Io stesso ne ho utilizzato un'altra, ad esempio per il mio robot nel 2018, che tuttora funziona perfettamente. Comunque, se vi piace questo tipo di contenuti, fatemelo sapere con un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.